Presentiamo Provercelli Arzignano Valchiampo, partita valida per la 37esima giornata di Serie C Now. La conferenza stampa del tecnico Simone Bentivoglio. Grazie, mister. Grazie a voi. Un'altra bella partita, un'altra bella partita tosta contro una squadra che sta sopra di noi, e quindi una squadra importante con delle ottime individualità, quindi ci vorrà come sempre il miglior Arzignano per fare una grande prestazione. Il giornale di Vicenza con Francesco Meneguzzo. Sì, ciao mister. Io faccio Buongiorno. un attimo un passo indietro e ti chiedo subito, 3-0 al Fiorenzuola, grande prestazione, al di là dei 3 punti, secondo te cosa ha lasciato in eredità la netta affermazione ottenuta nell'ultimo turno? Ma ha lasciato 3 punti molto importanti, che poi era una finale, e ora ne abbiamo un'altra. Ha lasciato delle convinzioni che sono sempre importanti. E fare 3 gol fa sempre bene, fa bene al morale, fa bene a tutta la squadra, però chiaramente abbiamo lavorato anche sulle cose che comunque possiamo migliorare per non trovarci poi in difficoltà a Vercelli, anche perché io lo dico sempre, comunque ai ragazzi, a volte è sottile l'equilibrio, magari anche tra una vittoria che all'apparenza sembra netta e dà magari una prestazione non brillante, quindi a volte un episodio o degli atteggiamenti sbagliati possono far sì di trovarti in difficoltà, quindi abbiamo preso di buono le cose positive e abbiamo cercato di analizzare quelle un po' meno. Quindi bene con il Fiorenzuola, adesso però c'è subito un altro ostacolo molto ma molto importante da superare, quindi l'attenzione deve essere subito focalizzata alla sfida con la Provercelli. Sì, assolutamente, col Fiorenzuola avevamo giocato di prima venerdì, poi dopo abbiamo visto comunque anche chiaramente i risultati delle altre squadre il giorno dopo, hanno vinto praticamente tutte, quindi sono tutte squadre vive, sono tutte squadre che credono nel nostro obiettivo, ovviamente, come è giusto che sia, quindi io sono contento di andare a fare una partita comunque difficile, perché ho visto i ragazzi che si sono impegnati come sempre, che hanno fatto una grande settimana. E quindi chiaramente quando è così ti lascia delle sensazioni positive. Come hai detto tu, vi aspetto una gara difficile, anche perché la Provercelli è in piena corsa per i playoff, quindi ti chiedo cosa sarà importante, nella prossima gara. Ma sarà importante chiaramente limitare le loro fonti di gioco più importanti. Sappiamo che hanno dei giocatori importanti che hanno trovato spesso e volentieri il gol. Sono una squadra che comunque ha qualità, un allenatore bravo che li fa giocare bene, quindi sono una squadra veramente temibile e pericolosa. Come ho detto prima, ci vorrà una grande prestazione per riuscire a portare a casa i punti. Come hai detto te, tutte le squadre sono vive, fondamentalmente ci si gioca tutto in queste ultime due gare e quindi ti chiedo come vedi questo finale che è dir poco incandescente o comunque entusiasmante, nel quale può succedere tutto e il contrario di tutto. Sì, lo vedo come dici tu, penso che incandescente sia il termine giusto, perché comunque abbiamo visto che le squadre sotto sono vive, giocano bene, cioè ottengono risultati, quindi chiaramente hanno delle grosse motivazioni e penso che uno debba sempre guardare la parte positiva, credo, nel senso che è bello anche essere in una situazione comunque viva, vedere il lato positivo, cioè vuol dire che siamo vivi, giocarsi queste partite al massimo, se penso che comunque nelle ultime partite abbiamo fatto 7 punti, abbiamo affrontato con coraggio e siamo lì, dipende da noi perché abbiamo del vantaggio e dobbiamo tenere, scusate, questo vantaggio con le unghie e con i denti fino all'ultima giornata. Ecco, mi è servito l'assist. A tuo parere, allora, cosa dovrà fare l'Arzignano per difendere con le unghie e con i denti questo importantissimo vantaggio? Ma come sempre dobbiamo essere noi stessi con le nostre qualità, con le nostre certezze, cercando di essere organizzati, lucidi, perché in queste situazioni, come ho già detto le altre volte, prima di tutte le partite, perché erano tutte partite simili, in quali ci giocavamo veramente, veramente tanto, avere grossa lucidità, perché comunque mentalmente spendi tanto. Ed è facile magari in queste situazioni perdere un po' di vista l'obiettivo, farsi prendere dal nervosismo, farsi prendere da comunque delle cose sbagliate, che al calcio poi
nella prestazione in sé fanno male. Quindi chiaramente tenere la lucidità, tenere l'attenzione, la concentrazione più alta possibile e cercando di essere sempre positivi, comunque sempre guardare le cose giuste che abbiamo fatto. Poi chiaramente la partita è un'altra cosa, però io devo vedere la settimana. Quando uno si prepara in settimana e arrivi alla partita avendo fatto tutto quello che puoi fare, chiaramente bisogna andare convinti e convinti delle proprie possibilità e pensare chiaramente a quello che possiamo fare noi. Grazie a Mr. Bentivoglio. Grazie a voi, grazie. Ci avviciniamo alla 37esima giornata di Serie C Now e lo facciamo insieme al nostro capitano, il centrocampista Riccardo Casini. Grazie mille Riccardo. Grazie a te, Chiara. Lo hanno detto anche i tuoi compagni in precedenza, quelle che affrontiamo sono finali. La prima di questo trittico si è conclusa con la vittoria sul Fiorenzuola tra le mura di casa. La seconda è quella di domani al Piola di Vercelli. La terza è in programma per domenica 28 al Dalmolin contro l'Atalanta Under 23. La vittoria dello scorso venerdì è archiviata, ma non possiamo non partire da qui sottolineando, oltre alla prova di squadra, la tua prestazione e la firma che hai messo anche tu nei gol di giornata servendo i compagni Menabò e Lacti. Ripartiamo dalla 36esima giornata per chiuderla insieme e ripercorriamo la settimana. Ma è stata sicuramente una vittoria importante per quanto riguarda l'importanza della partita in sé, perché era uno scontro diretto con una squadra che insieme a noi si sta giocando la salvezza. È importante anche per la fiducia che ha dato all'interno dello spogliatoio e alla squadra, quindi c'è da partire da quello e continuare, perché le squadre che sono sotto di noi stanno andando forte e quindi dovremo portarci tutto quello che abbiamo fatto la settimana scorsa per affrontare al meglio la partita di domani. Uno sguardo alla settimana, Riccardo. Beh, è stata una settimana fatta bene, come quelle che abbiamo fatto finora. Sicuramente ci ha permesso di lavorare anche meglio la prestazione, la vittoria che abbiamo fatto la settimana scorsa, perché quando fai vittorie così importanti ti portano fiducia, ti permettono di lavorare anche più serenamente e penso che la settimana, come quelle che abbiamo fatto fino ad ora, sia stata affrontata bene, quindi penso a un pensiero positivo, insomma, per la partita che andremo a affrontare. Pro Vercelli e Arzignano Valchiampo, sarà questa la sfida del Silvio Piola in programma per domani. A te Riccardo l'analisi e la presentazione della partita. Sarà una partita difficile da affrontare, perché affrontiamo una squadra che ha qualità, l'ha dimostrato in larghe parti del campionato, con individualità importanti, ed è una partita dove non ci si può permettere di sbagliare niente, perché soprattutto in queste partite qua, in questi momenti qua della stagione, una piccola sbavatura, una virgola possono indirizzare una partita piuttosto che no, quindi dovremo essere attenti ad ogni minimo dettaglio per poter portare a casa un risultato positivo. Tornano anche per te Riccardo le domande di Francesco Meneguzzo del giornale di Vicenza. Sì, ciao Riccardo, ti voglio chiedere subito, successo importantissimo colto nello scorso turno, però adesso non si può assolutamente mollare o il piede dell'acceleratore. Sì, esatto, in questo momento qua non possiamo permetterci di rilassarsi sugli allori, perché non abbiamo ancora fatto niente, non siamo ancora usciti dal momento pericoloso, perché come ho detto prima le squadre che sono sotto di noi stanno andando forte, avendo vinto noi, avendo vinto anche le altre, non cambia niente, non possiamo mollare di un centimetro in questo momento. Altre due partite, Vercelli, Pro Vercelli e Atalanta. Due gare nelle quali vi giocherete tutto, come le vedi e secondo te come ti immagini questo finale di campionato? Sai, le partite di finale di stagione sono sempre partite particolari, bisogna capire anche le varie motivazioni che ha ogni squadra, perché quello incide tanto, quindi la mentalità del giocatore incide molto di più piuttosto che la qualità del singolo. Quindi penso che le nostre motivazioni in questo momento debbano essere più importanti delle loro e quelle ci dovranno permettere di decidere le partite. Da gruppo, la parola simbolo della 36esima giornata scelta da Simone Menabò. Qual è la parola che il nostro capitano insieme alla squadra porta in campo domani al Piola? Penso che la parola giusta sia coraggio. Coraggio di andare a affrontare queste partite con sfrontatezza, ma allo stesso tempo lucidità. Ore 18.30 il fischio d'inizio di Pro Vercelli Arzignano Valchiampo, 37esima giornata di Serie C Now. La partita, come sempre, sarà visibile su Sky Sport e Now TV. Ringraziamo la stampa, il nostro allenatore Simone Bentivoglio e il grazie va a tutta la squadra e al nostro capitano Riccardo Casini. Grazie a te, Chiara.